sa. Taglio del nastro questa mattina della nuova palestra all'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco, ristrutturata con i fondi dell'amministrazione comunale. Presenti all'inaugurazione il sindaco Luigi Mennella e l'assessore alla pubblica istruzione Maria Teresa Sorrentini. Quanto è importante coniugare lo sport e la scuola? Io credo che sia fondamentale coniugare lo sport e la scuola, è per questo che ci siamo cimentati a lavorare in sinergia con le scuole, dando dei fondi che possono, ecco qui, riportare una palestra di nuovo ad essere nuova e fare in modo che questi nostri ragazzi possano attraverso lo sport curare tante altre cose che magari sfuggono. E quando mi riferisco allo sport mi riferisco alle regole, mi riferisco alla disciplina e soprattutto mi riferisco all'interesse che questi ragazzi oggi purtroppo non hanno. Ed è dovere, è compito nostro, è compito della scuola, è compito dei genitori fare in modo che questi ragazzi possano vivere e possano affrontare un futuro in un modo sicuramente diverso. Lei prima parlava del palazzetto dello sport, la prossima settimana il primo step. Assolutamente sì, in queste ore praticamente stanno andando i tecnici sull'aria, li incominciano a picchettarle e nei prossimi giorni metteranno a puntino, la settimana prossima metteremo il primo mattoncino che è l'inizio di una nuova era. Questi sono veramente i soldi meglio investiti dell'amministrazione comunale perché diventa un risultato tangibile e utilizzabile direttamente dai ragazzi che poi sono il nostro bene più prezioso. Quali sono i futuri progetti per le scuole di Torre del Greco? Allora, noi nuovamente abbiamo ripresentato l'avviso per i progetti extrascolastici perché questo finanziamento nasce dai progetti extrascolastici che le scuole ci presentano. Anche quest'anno abbiamo stanziato una somma più o meno simile, abbiamo accolto i progetti delle scuole, adesso li valuteremo e poi finanzieremo diciamo, i progetti. Lo sport è fondamentale per la crescita dei ragazzi e consente loro di realizzare i propri talenti. Soddisfatta la dirigente scolastica Olimpia Tedeschi. Siamo molto grati all'amministrazione comunale e non solo all'amministrazione ma a tutto l'entourage che lavora, vice sindaco, assessore, ex sindaco, la dottoressa Luisa Sorrentino, perché veramente hanno dato il loro contributo economico e morale a tutte le scuole di Torre del Greco e anche a noi per poter realizzare delle cose belle. Avere l'opportunità di utilizzare questi fondi per rendere l'ambiente più accogliente, più salubre per i nostri ragazzi, più motivante e anche gioioso, perché a volte anche la scelta dei colori crea armonia, aiuta a raggiungere questo stato di benessere a cui noi come educatori tendiamo, è molto importante, quindi sono molto contenta. Cosa insegna lo sport ai giovani? Lo sport, secondo l'evidenza scientifica, è innanzitutto importantissimo per la salute fisica, perché sappiamo che dopo il Covid c'è stato questo andamento molto altalenante per il movimento, cioè le persone sono rimaste chiuse in casa per tanto tempo, anche i ragazzi, e dopo il Covid c'è la necessità ancor più di educarli allo sport. La scuola serve anche per socializzare, pensiamo a tutti gli sport di squadra e pensiamo anche al fair play, all'educazione, alle regole, al concetto di sano agonismo, di competizione non finalizzata alla violenza, all'aggressione, ma alla realizzazione dei propri talenti, no? Che è un po' lo spirito olimpico che noi vogliamo portare nelle scuole. Quindi veramente lo sport è fondamentale e serve per la totalità della persona, per la crescita armonica di tutto l'essere umano. Voi siete docenti di educazione fisica in questo istituto, oggi è un importante tassello con l'inaugurazione di questa palestra. Quanto è importante per i giovani lo sport e che cosa insegna loro? Oggi inaugurare una palestra con criteri di sicurezza per noi è manna dal cielo. Questi centri di raccolta, di gioco soprattutto, dovrebbero aprirsi alla cittadinanza intera. La scuola dovrebbe riacquistare quei territori che ha perso, quindi veramente oggi per noi è una giornata speciale. Quanto è diventato difficile il ruolo dell'educatore? È abbastanza, diciamo che noi ci troviamo ogni giorno a combattere con delle situazioni di emergenza quasi. Abbiamo delle situazioni proprio di una emergenza psicologica, i ragazzi si sentono soli e quindi noi attraverso queste pratiche sportive, attraverso tutte le attività che facciamo a scuola, cerchiamo di supportare e di coadiuvare la famiglia in questo ruolo così importante che è appunto l'educazione.